Buongiorno e bentornati sul nostro canale. Guardiamo quello che accade in questo negozio. Secondo voi perché sono indispensabili montare questi ferma persone, questi tornelli, no? Nei nostri supermercati spesso all'ingresso ci sono, proprio per evitare che i ladri possano fuggire, come accade in questo negozio. Guardiamo questo video, vediamo cosa succede, ma prima mi raccomando iscrivetevi al canale, commentate il video, nonché andate a condividere il video sui vostri social network. Guardiamo quello che succede. Eccoci qua, siamo all'interno del nostro negozio. Come potete vedere, il nostro ladro, che è inquadrato appunto dall'impianto di videosorveglianza, sceglie il suo prodotto, e in questo caso lattine di birra, e compra anche delle altre diverse cose. Vedete dove si posiziona? Si posiziona vicino all'ingresso, pronto a effettuare il suo furto quando entra qualcuno o il palo che è fuori ad aspettarlo. Ecco qui, che come potete guardare, avete visto come ha rubato il materiale? Praticamente cosa è successo? Ha aspettato che, dopo aver scelto i prodotti, li ha posizionati vicino all'ingresso e, d'accordo con il personaggio di fuori che ha aperto le porte, le ha fatto portare via i rifiuti. Ecco qui, in questo negozio nello specifico, magari la cassa era nascosta, no? Però ci rendiamo conto di come siano importanti montare delle protezioni, delle barriere, come spesso troviamo all'interno dei nostri negozi. Perché? Guardate invece cosa accade dove appunto ci sono questi tipi di protezione. Ecco qui, vedete, in questo caso il nostro caro ladro, sicuramente anche un po' brillo, ma poco importa, ruba il suo scotch, il suo whisky, ed ecco qui che è pronto per uscire. Pensa che si apre tutto, e in realtà non si apre proprio un bel niente. Però perlomeno questi dispositivi, per quanto siano tutto sommato economici, no, senza grossa ausilio tecnologico, sicuramente fermano i ladri. I vari tornelli dove a volte ci si infila anche il carrello sotto, no? Sono molto presenti nei nostri supermercati. Certo è che difendersi nei supermercati è sempre una cosa abbastanza complicata, no? Proprio perché i ladri provano in tutti i modi di rubare dei prodotti. Tanti di voi siete consapevoli e sapete quanto sia difficile proteggere i punti vendita. Ok, scrivete cosa ne pensate, scrivete se anche voi avete mai subito furti del genere, e mi raccomando, guardate i prossimi video.